due squadre separate da un solo punto in classifica, Latina ed Ascoli, si affrontano oggi in un vero e proprio scontro salvezza per non prendere il treno di Bari e Salernitana. L'US Latina è reduce dalla sconfitta per 2-0 in casa della Roma, seconda in classifica, mentre l'Ascoli nell'ultima giornata ha perso in casa per 0-1 contro il Lanciano, che si è rifatto sotto e ora è solo due lunghezze dai marchigiani. Dodicesima giornata del campionato allievi nazionali, girone C, dal campo sportivo della Samagor di Latina. Un cordiale buon pomeriggio da Valerio Di Prospero. Con la regia di Emanuele Barzi. Sei contento? Siamo quattro qua. Le squadre schierate al centro del campo. E i classici saluti di rito con i direttori di gara. Il direttore di gara che oggi è il signor Pasciuco. Gli assistenti Picillo e Iaboni. Tutto pronto, il calcio d'inizio lo darà proprio la squadra ospite. E andiamo subito allora a vedere le formazioni con il Latina che si schiera con in porta il numero 1 l'Oliva, numero 2 Oberrauch, 3 Guidotti, numero 4 Maestri, numero 5 Barberini, numero 6 Santovito, numero 7 Ferri, 8 Gennari, 21 Beccaceci, 10 Arfawi, 11 Variale. L'Ascoli che risponde con Di Berardino tra i pali, poi Beati, Metaloni, Clerici, Tassotti, Baraboia, Bello Pede, Aloisi, Bruni, Liberati e Cocci. Tutto pronto, si attende solo il fischio dell'arbitro. Fischi che arriva in questo momento, parte la gara con l'Ascoli in possesso di palla. Ora l'Ascoli prova a manovrare. Adesso recupera palla in Latina. Di nuovo l'Ascoli in possesso del pallone con il numero 4. Cambia il fronte del gioco. Adesso il Latina che recupera palla e ottiene una rimessa laterale. Invece no, la rimessa è per l'Ascoli che la batte in questo momento. Ancora in possesso del pallone la squadra ospite. Adesso torna indietro da Beati. Poi Clerici. Clerici allarga sulla sinistra. Adesso la rimessa laterale battuta dall'Ascoli sulla fascia sinistra, il pallone dentro e non riesce a liberare la difesa del Latina, allora si gira Liberati, non trova lo specchio però. Buona percussione sulla sinistra da parte dell'Ascoli. Allora l'Oliva che fa riprendere il gioco. Adesso ancora l'Ascoli in zona d'attacco. Recupera il pallone Santovito, poi Gennari. Gennari avanza, poi il passaggio per Variale che perde il pallone. Adesso c'è un fallo commesso ai danni di Cocci da parte di Guidotti. Sarà punizione per squadra formazione marchigiana. Il velo di Liberati che però non riesce a smarcare il compagno. Adesso prova ad uscire in Latina. Arfawi, poi
perde il pallone e Latina, allora Tassotti. E adesso ci sarà la rimessa per l'Ascoli con il controllo un po' maldestro da parte di Variale. Riesce a tenere in campo il pallone Oberrauch. Poi i maestri. Adesso ancora il Latina che prova ad imbastire un'azione sulla fascia destra, ma recupera palla l'Ascoli. Il lancio è buono per Liberati, no scusate, per Bruni. Comunque era stato ravvisato fuori gioco da parte dell'assistente, ma non dall'arbitro. Poi il Latina è comunque riuscito a liberare e ha provato a far partire il contropiede con la rimessa laterale che adesso verrà battuta da Beati. Proprio Beati che era andato a cercare, scusate, Oberrauch che era andato a cercare Ferri. Ancora Oberrauch con la rimessa con le mani a cercare in area Ferri, il pallone era arrivato a lui, ha concluso al volo ma il pallone è terminato altissimo. Nessun pericolo per Di Berardino. Proprio Di Berardino adesso con la rimessa dal fondo con Santovito che riesce ad allontanare il pallone. Poi Arfawi, Ferri, ancora Ferri, resiste all'attacco di due giocatori dell'Ascoli, poi alla fine perde il pallone, libera l'Ascoli. Adesso batti e ribatti di testa, poi riesce a stoppare finalmente il pallone. Becca Ceci. Adesso Beati. Prova il lancio per Bellopede e mette palla fuori Santovito, il capitano. E adesso viene ravvisato fuori gioco. Però ancora l'arbitro che non lo segnala, per la seconda volta l'assistente ha alzato la bandierina, l'arbitro non se n'è accorto. Poi Becca Ceci che evidentemente non ha il numero 21 ma il 9. Adesso il pallone dentro la parte di Variale per Arfawi che non può arrivarci, controlla Di Berardino senza nessun problema e riparte da Tassotti. Tassotti per Mataloni. Mataloni adesso un po' in difficoltà, recupera palla in Latina. Arfawi. Poi Oberrauch sulla fascia. Avanza, trova ancora Arfawi. Il pallone dentro. E il cross che attraversa tutta l'area, poi si spegne dall'altra parte. Dall'altra parte della porta difesa da Di Berardino. Stavolta buona l'azione del Latina che ha recuperato palla in una zona offensiva, è riuscito ad insinuarsi sulla fascia destra. Adesso il rinvio dal fondo di Berardino. L'Ascoli che perde il pallone,
E adesso prova ad andare Gennari, punta la difesa Gennari, poi allarga dall'altra parte con Varriale che mette il pallone dentro. Brivido per Di Berardino, con Varriale che ha messo dentro un pallone a metà fra un tiro e un cross teso. Nessun compagno ci è arrivato, lui non ha trovato lo specchio. Dunque brivido per l'Ascoli. Adesso riprende il gioco dopo il calcio di punizione. Il lancio da parte di Tassotti che non trova, però bello Pede, meglio il numero 7 non riesce a controllare. Allora ancora il Latina con Guidotti, poi controlla adesso Cocci, viene fermato da Barberini, ottimo intervento. Beati adesso con la rimessa, però il pallone che termina fuori, la rimessa stavolta è per il Latina, proprio con Guidotti. Adesso l'Ascoli prova a fermare l'azione del Latina. Arfawi, Bruni che prova a controllare, ma c'è Maestri, lui il capitano ovviamente, non Santovito. Ci scusiamo per l'errore di prima. Adesso Guidotti, Guidotti che perde il pallone, ottimo recupero di Bello Pede, poi sulla fascia Cocci prova a mettere in mezzo, Guidotti lo ferma però e mette il pallone in fallo laterale. Adesso Beati, palla dentro, libera Santovito, e la sponda di Variale per nessuno però. E allora riparte l'Ascoli con Mataloni, messo giù da Arfawi. Ci sarà un calcio di punizione per l'Ascoli. Il cross in mezzo, esce bene l'Oliva, fa subito ripartire l'azione del Latina. Con Becca Ceci che viene messo giù da Tassotti, però rimane giù il numero 5 dell'Ascoli, ha preso un colpo al volto proprio da Becca Ceci. Comunque il fallo è stato assegnato a favore del Latina. Tassotti che è costretto ad abbandonare il campo momentaneamente, mentre Barberini è sul pallone per battere questo calcio di punizione. Proprio Barberini che allarga dall'altra parte per Robert Rauch, poi Ferri salta con agilità un difensore, ancora Robert Rauch, il cross con il sinistro, Arfawi non riesce a controllare, poi Gennari in area e viene fermato, poi commette fallo su un giocatore dell'Ascoli, si tratta di Beati. Là.
Adesso Baraboia per Baraboia, capitano dell'Ascoli, con il rilancio, poi adesso il faro laterale di Beati e viene messo giù Bruni, che rimane a terra. Mentre è pronto a rientrare Tassotti, aspetta solo l'autorizzazione del direttore di gara. L'autorizzazione che arriva in questo momento. Allora rientra Tassotti, mentre ci sarà un calcio di punizione per l'Ascoli. E c'è Clerici sul pallone, anche Bellopede. Uno schema che non riesce del tutto, anche grazie all'intervento di Arfawi. Poi il pallone dentro, ha difeso male la sfera Arfawi, gliel'ha sottratta il numero 8 dell'Ascoli, Aloisi. Ha messo il pallone dentro, non c'è stato comunque nessun problema per l'Oliva. Adesso riparte il Latina con Ferri, che mette il pallone dentro per Beccaceci e viene fermato. Poi Gennari con il destro, ancora Beccaceci, viene colpito in area. Sposta un po'. Sì, come no. Adesso dopo il fuorigioco ravvisato a Beccaceci, è pronto Di Berardino a riprendere il gioco. Adesso fallo da parte del numero 10 dell'Ascoli, si tratta di Liberati, e Latina che riprende con una punizione dal cerchio di centrocampo con Santo Vito, anticipato poi Oberrauch dall'intervento di Mataloni. Proprio Oberrauch a battere la rimessa laterale. Adesso Maesti che sbaglia il controllo, poi sopraggiunge Guidotti, perde anche lui per un momento il pallone, poi se la cava. Allora Ferri, Oberrauch prova ad andare via ma si trascina il pallone fuori. Adesso subisce fallo Aloisi. Dunque calcio di punizione per l'Ascoli, che verrà battuto da Mataloni. Latina che rientra in possesso del pallone, Guidotti sulla fascia sinistra, ancora Guidotti, sbaglia il passaggio, qui recupera palla l'Ascoli, poi arriva Barberini, ancora Barberini prova a fare tutto da solo, viene fermato il pallone che non è uscito però. Allora Arfawi, poi Barriale, ancora Ferri, però stavolta fermato da Mataloni, pallone che non è uscito neanche in questo caso. Adesso sì però, allora ci sarà rimessa per il Latina con Oberrauch. Ferri, ancora Oberrauch. E attenzione perché c'è stato un brutto intervento di Mataloni su un giocatore del Latina. Si tratta di del numero
11 per Reale, che adesso si rialza. Comunque non c'è stata nessuna sanzione per Mataloni. Barberini sul pallone, sempre lui a battere le punizioni della squadra di casa. Adesso ci sono un po' di dispute in area di rigore, comunque si può battere. Barberini, tocca corto per Gennari, ancora Barberini, e interviene Liberati. La rimessa è ancora per il Latina e va ancora una volta a batterla Oberrauch. Proprio Oberrauch, Arfawi. Adesso Ferri, che però si fa sottrarre il pallone, che termina in fallo laterale. Oberrauch, poi prova ad uscire l'Ascoli, resiste a due interventi Aloisi, poi però è costretto a piegarsi davanti a Barriale, che recupera il pallone, ancora Barriale, poi l'intervento di Clerici, che ferma sul più bello il numero 9 del Latina. Adesso Guidotti con il pallone tra le mani, la rimessa, però poi libera l'Ascoli, Barberini di testa e viene ravvisato un fallo da parte di un attaccante del Latina, quindi si può riprendere con Baraboia. Lancio millimetrico per Aloisi, che però non riesce a tenere il pallone in campo, infatti è uscito. Arriva adesso il fischio dell'arbitro, quindi rimessa dal fondo con l'Oliva, portiere classe 2000, che adesso allarga per Oberrauch, poi Ferri, ancora Oberrauch, poi sbaglia il passaggio, allora recupera il pallone Bello Pede. E poi passaggio fuori misura di Tassotti, dunque rimessa laterale ancora per il Latina, Oberrauch. E c'è stato un fallo da parte di Varriale, dunque può riprendere il gioco con un calcio di punizione per l'Ascoli. Baraboia sul pallone, una volta cambia lato, però ha sbagliato il tocco Beati, poi Arfawi per un momento è riuscito ad approfittarne. Adesso Gennari, possesso del pallone, vede sulla sinistra Santovito, ancora Santovito, Arfawi si gira e sbaglia il tocco qui per Santovito, che stava seguendo l'azione. Poi Barberini resiste sulla spinta di Cocci e la rimessa è per l'Ascoli. Beati, ancora Beati con la rimessa laterale, poi la mette giù proprio con il colpo di testa Liberati, poi Latina di nuovo in possesso del pallone, però il lancio di Beccaceci non trova nessuno. La rimessa qui era per il Latina, aveva battuto ugualmente Mataloni, poi Barberini recupera palla all'Ascoli, adesso ancora sulla fascia sinistra l'Ascoli, ancora rimessa laterale, guadagna metri la formazione ospite. Adesso il tiro da parte di
giocatore dell'Ascoli. Si trattava di Aloisi. Adesso gioco che riprende con il rinvio dal fondo da parte di L'Oliva. Proprio L'Oliva, poi Ferri che non ci arriva. E allora ancora l'Ascoli con Bruni che finisce giù, ma non c'è fallo da parte di Barberini. Poi Oberrauch. Mataloni di testa in fallo laterale. Oberrauch riesce a trovare Beccaceci che protegge palla, prova a girarsi ma viene raddoppiato, perde il pallone, però viene ravvisato un fallo da parte del direttore di gara. Fallo commesso però dallo stesso Beccaceci. Ah no, il pallone era uscito. Adesso ancora il Latina prova a manovrare con Gennari, costretto a fermarsi, però si gira bene. Poi viene fermato Barberini, recupera il pallone solo per un momento. E allora Guidotti ha costretto a fermare l'azione dell'Ascoli con un fallo ai danni di Liberati. Sicuramente non era posizionata bene la difesa del Latina. È stato costretto al fallo il numero 3 Pontino. Adesso ancora Baraboia sul pallone, ancora la punizione, tutto tranquillo per l'Oliva, nessun problema per il portiere nell'uscita. Adesso Gennari costretto ad andare al lancio lungo in Latina, poi Beccaceci viene fermato. Ora Maestri. Dai. Adesso Arfawi. Buona l'azione della Latina sulla destra, il pallone dentro, ma non può arrivarci Beccaceci e tantomeno Gennari dall'altra parte. Ottima l'azione di Varriale sulla destra, si era insinuato nell'area dell'Ascoli. Buon contropiede da parte della Latina. Adesso Di Berardino con il rinvio dal fondo. Vai che arancione. Bene, ora devi piantarla di strillare. Latina che recupera palla, Oberrauch. Buonissima la sua percussione sulla destra, ancora Oberrauch. Arriva sul fondo, riesce a crossare, ma interviene Di Berardino in uscita. Ottima azione di Oberrauch, ma il cross un po' troppo sul portiere. Comunque sta crescendo il Latina questi ultimi minuti. Mataloni, il passaggio è fuori misura. Allora Maestri può andare a raccogliere il pallone, anche se l'ha rimessa ancora una volta affidata ad Oberrauch. Arfawi prova a metterla giù ma sbaglia il controllo con il petto. Pallone che termina fuori. Interviene Ferri, ancora rimessa per l'Ascoli. Ancora Mataloni sulla fascia con la rimessa laterale. Adesso il controllo di Bruni, poi Mataloni. Mataloni prova il cross, viene murato da Ferri. Ci sarà ancora una volta rimessa dalla parte sinistra del campo per l'Ascoli. Stavolta Liberati prova il destro, poi Baraboia all'improvviso, ma
da lontanissimo, eravamo oltre i 30 metri. La palla che termina ampiamente al lato della porta di L'Oliva, che adesso è pronto a riprendere il gioco. Proprio L'Oliva. Poi e Aloisi a recuperare il pallone, ancora in latina però, con Barriale, Oberrauch, Ferri, ancora Oberrauch, Barriale. Barriale adesso cambia tutto per Gennari. Gennari, ma viene fermato il suo passaggio da Beati. Corre latina in possesso di palla Barberini. Barberini prova addirittura il destro, che lui da lontanissimo. Pallone che termina anche stavolta al lato. Di Berardino pronto per il rinvio dal fondo. Liberati di testa all'indietro, ma c'è Barberini che mette giù bene il pallone. Arfawi, ancora Barberini, ma viene fermato con addirittura il tentativo da parte di Aloisi, che aveva visto fuori dai pali L'Oliva. Tentativo però fuori misura. Solo L'Oliva rinvio da parte del portiere di casa. Il pallone arriva in qualche modo a Barriale, che poi allarga però Berrauch, che non può arrivarci. La rimessa adesso di Mataloni. Adesso Bruni si libera bene di due avversari, però sbaglia il passaggio, recupera palla in latina sulla fascia destra, poi becca Ceci, può andare da solo dentro. Viene fermato dall'intervento di Tassotti, che senza fallo lo ferma. Bravissimo qui il numero 5 dell'Ascoli. Adesso però esce male l'Ascoli da questa situazione, con Arfawi che recupera il pallone ma è costretto ad indietreggiare. Barberini poi. Ancora Oberrauch sulla fascia, sta spingendo tantissimo il numero 2 del Latina. Barberini, Gennari, dall'altra parte c'è Guidotti, ancora Gennari, viene messo giù da Baraboia, stavolta c'è il fallo, è stata più che evidente la spinta da parte del numero 6 dell'Ascoli. Dunque calcio di punizione che assomiglia di più a un calcio d'angolo per il Latina, con Ferri sul pallone, c'è anche Guidotti ma sembra Ferri quello intenzionato a battere, infatti Guidotti adesso si allontana. Ancora qualche battibecco in area di rigore con il signor Pasciugo, che deve ancora una volta intervenire a calmare gli animi. Adesso sembra che si sia ristabilita la calma, si può battere. Allora Ferri con il pallone dentro, stacca Arfawi, ma colpisce il pallone troppo debolmente per indirizzarlo in porta, sfera che termina dietro di lui. Occhio alla palla, occhio alla palla, occhio alla palla.
di Berardino adesso è pronto per il rinvio con i piedi. Adesso Ferri recupera il pallone, poi Arfawi riesce a lanciare, Variale, ancora Variale sulla destra, il pallone dentro per Beccaceci che cicca il pallone e Di Berardino può controllare. Adesso riparte subito l'Ascoli, finisce giù un giocatore. Oberrauch. La rimessa poi Beccaceci che si è appena divorato un gol. Mataloni, il rinvio. Non lo fa rimbalzare, fallo e adesso Latina che recupera palla, Guidotti sulla fascia, ancora lo scambio con Gennari. Gennari cerca dentro Beccaceci, poi viene messo giù Gennari e viene ammonito. Viene ammonito un giocatore dell'Ascoli, si tratta di del numero 5 Tassotti. Ora Barberini sul pallone per battere questa punizione, c'è anche Gennari davanti a lui. Probabilmente hanno in mente uno schema i due giocatori. Gennari, poi Barberini, il pallone dentro per Arfawi che viene fermato e poi Guidotti, ma incredibile lo schema qui del Latina, uscito veramente bene con lo scavetto di Barberini dopo il tocco di Gennari e Arfawi che non è riuscito a concludere per un non nulla. Ancora Barberini, stavolta dall'angolo, palla è bassa per Arfawi che aveva cercato Gennari in area, non ci è arrivato il numero 8. Allora riparte il Latina con Santovito, poi Mataloni e il pallone che termina in fallo laterale. Oberrauch. Ferri. Barberini, qui si addormenta per un secondo. Allora riparte l'Ascoli con il lancio per Bruni, che però non può arrivarci. E allora rimessa laterale per il Latina. Ora il Latina adesso in possesso di palla nella sua metà campo, riesce ad andare via Santovito, poi il lancio per Variale che controlla solo per un secondo, poi Clerici, Gennari con un colpo di tacco gli sottrae il pallone, Beccaceci gira dall'altra parte dove non c'è nessuno. Allora Mataloni può ripartire, viene fermato da Ferri però con un fallo. Tassotti. Di Berardino adesso con i piedi, ma sbaglia il lancio, l'aveva colpita il pallone Barberini. Adesso Clerici. Clerici e Santovito riesce a fermare il suo passaggio, ancora con l'impossesso di palla però. Barberini, Beccaceci, poi sulla fascia Ferri.
uomo, uomo. Gira Barberini, ma dai, dai. Adesso Parriale. Parriale prova addirittura il destro. Bravo. E l'intervento di Berardino. Quando mancano appena 2 minuti alla fine del primo tempo. Si è fatto trovare pronto il portiere del Latina. Adesso Gennari con la palla ancora dentro. Non ci arriva nessuno. Poi trova magari quello che è un po' di meno, però di più proprio difficile, eh? Di Berardino è pronto al rinvio dal fondo. Adesso Latina recupera il pallone, becca Ceci, ancora lui, può andare, vai dentro, Ferri poi sulla fascia, prova a crossare e Mataloni che colpisce il pallone e lo manda in calcio d'angolo. Calcio d'angolo che verrà battuto da Guidotti. Sembra che ci sia tempo per l'ultima azione del primo tempo. Proprio Guidotti a battere Arfawi, il pallone che rimane lì. E arriva adesso il duplice fischio del direttore di gara. Primo tempo che si chiude sul punteggio di 0-0. Molte più occasioni per il Latina che per l'Ascoli. Noi ci risentiamo dopo l'intervallo per la seconda frazione di gioco. Per il secondo tempo di West Latina Ascoli. Primo tempo che si è concluso sul punteggio di 0-0. Però nettamente più occasioni per la squadra di casa, che forse avrebbe meritato il vantaggio. C'è stato in particolare un ottimo intervento di Berardino su un tiro di Ferri. Mentre nel frattempo è arrivato un cambio, è entrato il numero 19 Brizzi. Adesso cercheremo di capire chi è uscito dal campo. Si tratta del numero 9 Beccaceci. Dunque entra in campo Alessandro Brizzi, classe 99 anche lui, giocatore con esperienza anche categorie superiori. Mentre è arrivato un cambio anche nell'Ascoli, è entrato il numero 20. E mentre riparte adesso la gara con Barberini. E Oberrauch adesso con la rimessa, Arfawi, ancora Oberrauch che si trascina il pallone fuori. Mentre nell'Ascoli è entrato il numero 20 Cocchieri. Al suo posto è uscito, ci sembra, il numero 10 Liberati. Nel frattempo viene messo giù Brizzi da Baraboia. Questo calcio di punizione per il Latina con Guidotti sul pallone. Anche Ferri sul pallone, vediamo chi sarà a battere. Ci sono ben 8 giocatori del, scusate, 7 giocatori del Latina nell'area dell'Ascoli, pronti a saltare. Prende la rincorsa Guidotti, parte il cross al contrario, e riesce a
allontanare il pericolo l'Ascoli. Poi però recupera ancora una volta il pallone Latina. Barberini. Vada Santo Vito. Santo Vito con il sinistro. Arfawi la stoppa. Ancora Arfawi. Poi Brizzi. Brizzi prova ad entrare in aria, viene fermato. Ancora Arfawi sulla sinistra. Fa partire il cross. Gennari stoppa il pallone. Poi non riesce a concludere. È intervenuto Tassotti. Santo Vito. Rilancio lungo. Ancora Santo Vito. Poi Bruni. Dai che gliel'hai presa. Ancora l'Ascoli con Mataloni. E c'è stato il fallo di Santo Vito. Sul pallone Aloisi. Ancora Aloisi. Poi Mataloni. Bruni non riesce a entrare in possesso del pallone. Poi Ferri. Arfawi. Poi lascia il pallone a Gennari. Ancora Gennari. Però c'è stato un fallo da parte di Arfawi su Tassotti. Dunque calcio di punizione per l'Ascoli. Batterlo sarà Baraboia. Mataloni. Bruni. Sbaglia il tocco. Allora Arfawi. Brizzi. Finisce giù. Non c'è fallo ancora, però Arfawi. Poi Varriale sul fondo. Riesce a tenere in campo il pallone. Le finte di Varriale. Poi il pallone non è tornato. C'è Gennari però. Ancora Gennari. Di nuovo per Variale, Variale in aria, prova con il destro, poi la cicca, un difensore dell'Ascoli, e Ferri, il pallone dentro per Brizzi, che a porta vuota non trova la sfera. Occasione clamorosa per il Latina con Brizzi, che veramente ha un passo dalla linea di porta, non trova il pallone. Adesso l'Ascoli con Aloisi, fermato da Barberini, che si trascina il pallone fuori. Mataloni per Bruni che ha commesso fallo su Oberrauch. Dai Iago. Ora Guidotti, scambio con Santo Vito, ancora Guidotti, poi Gennari, ancora Gennari, poi Varriale, a campo Varriale, prova ad andare via, poi il suo passaggio viene intercettato. E adesso c'è un fallo da parte di giocatore dell'Ascoli, mentre interviene Guidotti. Senza fallo, senza fallo. Scusate, Mataloni. Fuori, senza fallo. E Maestri non riesce a proteggere il pallone. Ancora Mataloni, costretto ad appoggiarsi. Maestri a Santo Vito, che poi spara il pallone fuori. E ci scusiamo per l'errore di prima, non è uscito Liberati per il numero 20. Nel frattempo il destro di Clerici, la parata di Oliva. Oberrauch. Poi Bello Pede. Che avete fatto? Santo Vito. Con finestra, dico io. Mi interessa solo finestra. Avete vinto? E nell'Ascoli, dunque, Liberati ancora in campo. Adesso è riuscito. È Cocci.
Al suo posto è entrato Cocchieri con il numero 20. Ha richiamato per Castellano. Adesso il Latina con il lancio lungo di Santo Vito e l'intervento di testa di Beati. Guidotti con le mani. Barberini. Barberini, lancio per Ferri. Interviene in qualche modo Mataloni, che però è costretto a mettere il pallone in calcio d'angolo. Calcio d'angolo che verrà battuto da Guidotti con il sinistro. I giocatori del Latina sono schierati in area. La rincorsa di Guidotti, pallone dentro e l'intervento di Berardino, che poi rimane giù. Commesso fallo. Il numero 2 della Latina, Oberrauch, chiede scusa sportivamente al portiere dell'Ascoli, che comunque si rialza, nessun problema per lui, è pronto anzi a battere il calcio di punizione. Di Berardino. Arfawi, poi in contrasto con Clerici. E Latina in possesso di palla con Varriale. Gennari. Di Berardino. Brizzi adesso viene fermato. Cocchieri subisce anche un fallo, il numero 20. Clerici, prova ad andare via Clerici. Poi Beati. Beati con il passaggio proprio per Clerici, che va da Cocchieri. Cocchieri viene fermato però da Ferri e riparte adesso il Latina con Arfawi. Ancora Ferri. Ferri poi si appoggia da Gennari, che termina giù. E c'è stato il fallo di Tassotti. Riparte l'azione del Latina con Varriale, ancora Varriale. Arfawi con il destro non riesce a concludere in porta. Poi Di Berardino con l'aiuto di Mataloni blocca la sfera. Tassotti, Clerici, perde il pallone, Gennari, ancora Gennari, entra in aria, mette il pallone dentro, ma c'è Baraboia. Adesso Guidotti. Ancora il Latina. Adesso allontana la sfera l'Ascoli. L'Oliva attende che il pallone entri in aria e poi lo blocca con le mani. Ancora l'Oliva con i piedi. Il pallone a campanile. Arfawi qui regala palla a Liberati. Arfawi e Liberati, due numeri 10, nonché i rispettivi migliori marcatori delle loro squadre, entrambi a tre gol. Adesso Liberati recupera il pallone, poi rimane giù, c'è stato un fallo forse da parte di Barberini, non ravvisato dall'arbitro. Allora lo spiovente di Guidotti. C'è l'intervento di Beati dall'altra parte. Barberini
Barberini solo può impostare tranquillamente, mette il pallone dentro per Ferri, che però era in posizione di fuorigioco. Di Berardino. E adesso il rinvio di Berardino. Cocchieri, poi Bruni riesce a lanciare bello pede in aria, bello pede, il pallone dentro e l'intervento di Santovito provvidenziale, qui l'intervento del numero 6 della Latina. Il calcio d'angolo anche rischiato un po', a dire la verità. Adesso dalla bandierina il cross era stato di Beati, poi aveva staccato Maraboia, ma senza riuscire a dare forza al pallone. Dunque l'Oliva. Clerici di testa per due volte, poi Barberini, Gennari, Arfawi che prova a lanciare Varriale, però c'è l'intervento del numero 2 Beati. Gennari qui sbaglia il tocco di testa, rimessa è per l'Ascoli. Adesso Arfawi, ancora Arfawi, si libera di due difensori, poi termina a terra, ma non c'è fallo. Qui però Ferri recupera il pallone, poi viene messo giù da Mataloni. Ottimo qui l'intervento di Ferri, che ha recuperato il pallone e poi ha conquistato anche un calcio di punizione. Di nuovo giocatori del Latina a saltare, stavolta sono in 5 in area. Barberini sul pallone. Vedi quelli che vanno un po' più forte, ti sembra, capito? Anche stavolta tenterà il cross il numero 5 del Latina. Parte in questo momento, allontana l'Ascoli, però il pallone termina a Gennari, che tocca per Arfawi. Arfawi in area con il tunnel, ai danni di Barbaboia, poi ancora Arfawi, la palla rimane lì, Oberrauch con il sinistro, la palla ancora lì. E poi Guidotti con il sinistro, pallone che termina larghissimo, occasione incredibile per il Latina con il pallone murato per ben due volte, una volta dal portiere, una volta da un difensore dell'Ascoli. Ghiotta azione per il Latina qui. Di Berardino. Clerici riesce a toccare il pallone e indirizzarlo in avanti, poi rischia qui Maestri e interviene poi l'Oliva, ma qui si è preso una grossa responsabilità Maestri a portare il pallone fin nell'area del portiere, del suo portiere. Arfawi adesso il contrasto con Bello Pede, commette fallo il numero 10 della Latina. Calcio di punizione che viene adesso battuto da Tassotti. Liberati. Pallone che termina fuori, la rimessa è per il Latina con Guidotti. Barberini, però si fa anticipare Bruni, poi Cocchieri. Ancora Cocchieri al limite dell'area. Tocca dietro per Bello Pede, interviene però Barberini, bravissimo. Poi non altrettanto bravo a far ripartire l'azione
Beati con il sombrero, addirittura Beati con il destro e l'Oliva in due tempi. Ottima azione qui dell'Ascoli, in particolare del numero 2 Beati, poi riparte subito l'azione con Brizzi dall'altra parte, Brizzi che difende la rimessa laterale. Oberrauk. Alfawi. Ferri ancora Alfawi. Alfawi al limite dell'area. Interviene Aloisi, allontana. Barriale. Poi con il tacco esagera qui. Beati. Ha lasciato il vantaggio. E adesso l'Ascoli in possesso di palla. Mataroni. Portalo fuori. Cocchieri. Ancora Mataroni che passa alle spalle di Cocchieri. Cocchieri che però si accentra. Però il pallone dentro l'Oliva. Senza nessun problema. Gennari adesso si è fatto 50 metri, ancora Gennari arriva al limite dell'area e poi esagera qui e Barabaia gli porta via il pallone, però non molla Gennari. Adesso Oberrauk mantiene il controllo della sfera, ancora Oberrauk con il sinistro, sbaglia tutto qui. Riparte l'Ascoli con Aloisi. Chiude lì, dai. Adesso ci sono spazi, ancora Aloisi, però c'è Santovito che difende la rimessa. Dunque ci sarà il rinvio dal fondo per il Latina. Anzi, l'arbitro ha fischiato un fallo a favore del Latina. A batterlo sarà l'Oliva, visto che Guidotti era rimasto giù. Nel frattempo c'è un cambio, entra con il numero 20 Federici. Gli ha lasciato il posto il numero 7 Ferri. L'Oliva. Adesso liberati. Ancora liberati. E c'è Santovito che chiude la rimessa, però è per il Latina perché il pallone era già uscito. Adesso Santovito scivola, però riesce comunque a lanciare Brizzi, poi Alfawi fermato ancora da Tassotti. E qui c'è il fallo di Guidotti ai danni di Liberati. Calcio di punizione che verrà battuto da Aloisi, rincorsa, pallone dentro Barberini. Alfawi sbaglia tutto qui, allora recupera il pallone Clerici, ancora Clerici, salta un avversario, pallone dentro per Cocchieri e l'Oliva esce, uscita provvidenziale del numero 1 della Latina, ma non è finita. Ancora l'Ascoli in zona d'attacco con Liberati. Poi c'è stato un fallo da parte dell'attaccante dell'Ascoli, l'Oliva con il rinvio. Brizzi, si ferma Brizzi,
gol Magnano. Cocchieri. Ancora Cocchieri, va via benissimo, due giocatori. Poi con un rimpallo va via anche al terzo. Mataroni. Senza fallo. Sulla sinistra e poi colpisce con il cross Oberrauch sul volto. Difensore della Dina che non fa una piega, il pallone che termina in calcio d'angolo. Adesso il cross di Bellopede. Vai. Latina con Federici. C'è stato però l'intervento di un difensore. Da Gregorio, vai, vai. Dai Gregorio, dacci la soddisfazione. Oberrauch, poi Gennari. Ancora Oberrauch. Sbaglia tutto qui. Bruni. Riparte l'Ascoli con Clerici. E Liberati adesso in aria, punta Guidotti, ancora Liberati, la finta con il sinistro, poi pallone che sorvola di pochissimo la traversa. Rinvio dal fondo di L'Oliva, poi Bellopede. Brizzi, l'intervento però di Aloisi. Tassotti. Liberati adesso viene fermato, poi il suo passaggio però viene intercettato da Guidotti, che poi spara il pallone in rimessa laterale. Beati. Adesso Mataloni allarga per Bellopede. Ancora Bellopede. Cocchieri. Cocchieri va via a due giocatori. Poi il tiro viene murato. Brizzi si appoggia a Federici. Ancora Federici. Federici che commette un fallo su Bellopede. Clerici. Oberrauch con l'intervento su Mataloni. Nel frattempo è rimasto giù Bellopede. L'Ascoli aveva ripreso il gioco nonostante Bellopede fosse ancora a terra. Sono state delle proteste da parte della Latina. Oberrauch qui svirgola completamente, è costretto ad intervenire di testa Guidotti. Nel frattempo termina giù. No, potevi ammonire allora quello. Liberati. Non si capisce per quale motivo. Sembra sia stato colpito da L'Oliva, anche se non ci è sembrato che l'estremo difensore del Latina abbia voluto in qualche modo colpire il numero 10 dell'Ascoli. Dunque gioco che riprende con l'arbitro che scodella la sfera e L'Oliva che può tranquillamente andare al rinvio con i piedi. Brizzi, ottimo lo stop del numero 19, poi Gennari. Senza palle. Cocchieri. Senza palle. Mataloni. Pallone che termina fuori dopo il rilancio del numero 3 marchigiano. Oberrauch. Brizzi, protesta ma non c'è fallo. Latina ancora in possesso di palla. Oberrauch.
E qui è arrivato il fallo di Bello Pede su Aberrauch. Maestri adesso sul pallone. Chiede la distanza di Cocchieri. Mettila bene dentro sto pallone. Mentre c'è un cambio nelle fila dell'Ascoli, esce il numero 9 Bruni. Da quanto era basso? Cioè 20 centimetri più basso. C'è pure 20 centimetri più basso. Ed entra al suo posto con il numero 19 Castrichini. Nel frattempo è stato battuto il calcio di munizione, ma non è riuscito lo schema del Latina con il pallone di Maestri, troppo lungo per Gennari. Adesso Tassotti fa scorrere il pallone, poi Beati, che è costretto a commettere fallo su Varriale, che si era andato, disattenzione della difesa dell'Ascoli in fase di costruzione. Quando manca ormai poco più di 10 minuti alla fine della gara, il risultato è ancora sullo 0-0. Calcio di punizione per il Latina. Guidotti sul pallone. Ecco Guidotti con il sinistro. Tassotti che rifila un calcione al giocatore del Latina. Però non c'era fallo. Tassotti ha provato ad allontanare il pallone. Ci darà rimessa laterale per il Latina con Aberrauch, che ha il pallone tra le mani. Va adesso alla rimessa. Allontana l'Ascoli. Cocchieri prova ad andare via, ma viene fermato da Barberini. Poi Arfawi. Ancora Arfawi. Poi l'Ascoli che prova a imbastire un'azione, ma c'è Santo Vito. Rilancio, poi ancora l'Ascoli con Aloisi che allontana. Vai, vai via la sta palla! Adesso recupera il pallone in Latina con Barberini. Allarga sulla sinistra dove c'è Varriale. Ancora Varriale, prova il destro! Tiro fuori misura. Alto e ampiamente al lato, termina quasi vicino alla bandierina, a dire la verità. Sempre così. Adesso Di Berardino. La rimessa di Barberino, scusate, Berardino, poi i Maestri. Aberrauch, però è rimasto a terra Bello Pede. Dai ragazzi, dai. Adesso si attende l'ingresso dei sanitari dell'Ascoli, arriva in questo momento. Bello Pede che viene medicato con del ghiaccio, si rialza ma dovrà rientrare poi in un secondo momento. Adesso Federici trova Arfawi.
Gennari, ancora Gennari, ma viene fermato poi Berardini, Barberini, scusatemi. Adesso Gennari in aria, Brizzi, poi termina giù Brizzi, ma non c'è fallo, si salva anche in questo caso l'Ascoli. Guidotti, c'è stato un fischio però perché sta arrivando un cambio sempre nelle file dell'Ascoli. Esce il numero 2 Beati ed entra al suo posto con il numero 18 Federico, mentre c'è un cambio anche nella Latina con Guidotti che lascia il posto a Polesano, numero 14. Esce anche Barberini, entra al suo posto Tovalieri con il numero 16. Si può può riprendere adesso il gioco proprio Tovalieri, appena entrato perde subito il pallone e allora riparte Liberati, contropiede dell'Ascoli, ancora Liberati, il pallone dentro per Castrichini che viene murato, se la cava anche stavolta è Latina. C'è stata una disattenzione clamorosa di Tovalieri appena entrato. È solo Oliva con il rinvio dal fondo. Ultimi 7 minuti di gara. L'Oliva, il rinvio. Oberrauch, Federici, però è intervenuto Mataloni e poi c'è il fallo di Castrichini con Maestri che si altera un po', spinge via il numero 19 dell'Ascoli. Comunque il fallo è a suo favore, proprio Maestri a rinviare. Adesso Cocchieri, poi Tovalieri che commette fallo. Bello Pede sul pallone, però lascia l'incarico di battere la rimessa a, scusate, il fallo a Baraboia. Proprio Baraboia a scodellare il pallone dentro, dove trova l'intervento di un compagno, però colpo di testa debole, è stato proprio Bello Pede a colpire di testa. Tovalieri stavolta viene messo giù con una spinta da parte di Clerici. Riprende il gioco Mataloni, poi Oberrauch, ancora Oberrauch al limite dell'area, Arfawi poi che viene messo giù da Clerici. Attenzione perché ci sarà una punizione da una zona molto interessante. È già sul pallone Santovito. Una punizione che può rivelarsi decisiva, ormai la gara quasi terminata. Santovito sicuramente batterà a rete con il sinistro, sistema la barriera di Berardino, barriera composta da ben 5 giocatori dell'Ascoli, anzi 6, e 2 giocatori della Latina che vanno a disturbare. Parte Santovito la rincorsa, prova a farla passare sotto la barriera ma non ci riesce. Poi il sinistro sulla ribattuta ma termina altissimo.
di Berardino, adesso rinvia Arfaqui con la testa, poi bello Pede, prova a lanciare Cocchieri, però Oberrauca è in vantaggio, protegge il pallone e riparte il numero 2 della Latina. Maestri, il capitano, poi Federici, Mataloni, ha recuperato il pallone, poi Castrichini, messo giù da Federici, senza fallo però secondo il direttore di gara. Allora Gennari, e interviene prima Cocchieri, poi Clerici, però la rimessa è per l'Ascoli. Gennari che viene richiamato dal direttore di gara, aveva scaraventato via il pallone. Mataloni con la rimessa, adesso Castrichini, non riesce a girarsi, Federici, Arfaqui sbaglia il tocco per Brizzi, ci stiamo avvicinando, anzi siamo entrati nell'ultimo minuto di gioco, adesso vediamo di quanto sarà il recupero. Vai, vai, Oberrauch, c'è stato l'intervento sul suo passaggio per Brizzi da parte di Mataloni. Lancialo negli spazi, no, che conferenza, mandalo nello spazio. Oberrauch, poi Arfaqui non riesce ad andare via. Adesso l'esterno per Castrichini, ma bravissimo Maestri, bravo capitano, che poi cambia il gioco. Adesso Santovito per Gennari, e arriva l'intervento di Bello Pede. Arfaqui, adesso Polesano trova Arfaqui, poi Tovalieri che viene messo giù, anzi no, è lui a commettere il fallo, è scivolato ed è carambolato sul giocatore dell'Ascoli. Si tratta di Baraboglia, il capitano dell'Ascoli, che è terminato a terra. Dunque calcio di punizione per l'Ascoli, è probabilmente uno degli ultimi di questa partita. Baraboglia, Castrichini in qualche modo, poi Clerici, esce bene però in Latina, Gennari che subisce il fallo. Vai Iago, vai, guarda qua, qua, cambia un po' di qua. Santovito, il lancio adesso su ragazzi, su Brizzi, no scusatemi, Varriale, poi Federici, l'intervento di Bello Pede, ancora una volta in fallo laterale, e c'è un cambio per l'Ascoli, esce, scusatemi, per il Latina, esce il numero 10 Arfaqui ed entra con il 18 Mancini. Oberrauch, allontana l'Ascoli, poi con il destro Tovalieri, Murato, poi Clerici, esce bene, e poi Tassotti in qualche modo allontana. Arriva adesso il cambio per l'Ascoli. Sì,
con il numero 7 Bello Pede, che abbandona il terreno di gioco ed entra al suo posto il numero 15 Nasic. Adesso Berauk, ancora il terzino della Latina con il cross dentro che mette in difficoltà Di Berardino, che deve smanacciare oltre la traversa. Ha rischiato tantissimo qui l'Ascoli. E adesso ci sarà l'ultima occasione per il Latina, probabilmente con il calcio d'angolo, la palla che rimane lì, Tovalieri! Pallone allontanato poi dall'Ascoli, riparte Cocchieri, poi Varriale, recupera il pallone, ancora Varriale con il tacco, bravissimo a liberare Polesano, la rimessa laterale ancora per il Latina, batterla proprio Polesano, che cerca, trova Brizzi, Varriale, raddoppiato, perde il pallone, poi lo recupera. Poi di nuovo l'Ascoli con Liberati. Baraboia a battere calcio di punizione. Bravissimo qui Maestri ancora una volta. No. Poi però sbaglia il rinvio, allora Liberati, Liberati in aria con il destro, il gol di Liberati allo scadere, incredibile, incredibile, al campo sportivo Ivano Ceccarelli con il gol di Liberati che gela il pubblico di casa, incredibile, ormai il cronometro segnava 45, la partita deve essere già finita da tempo. E proprio nel recupero, forse anche oltre, è arrivato il gol di Liberati, il suo quarto gol in campionato. Dunque l'Ascoli, che con ogni probabilità va ad espugnare il campo della Latina. Riprende adesso la gara, ma manca veramente pochissimo. Latina che è costretto a lanciare la disperata, Federici, Federici entra in area, attenzione, Federici il pallone dentro di Gennari che con il destro spara alto. E questa era l'ultima possibilità probabilmente per il Latina. Finale incredibile a Cardio Palma con Di Gennari che si è divorato l'occasione per pareggiare. Adesso l'Ascoli pensa solo a spazzare il pallone. Il Latina però mantiene il possesso, riparte sulla sinistra con Varriale, ancora Varriale velocissimo, sterza, rientra sul destro, poi torna indietro da Polesano, il campanile, ma la palla è uscita. E la partita finisce qui con il punteggio di 1-0 per l'Ascoli. Il gol è di Liberati e dunque Ascoli che sorpassa proprio il Latina in campionato portandosi a 12 punti. Latina che rimane a 10. E dunque la partita è terminata. Un saluto da parte di Valerio Di Prospero e da Emanuele Barzi.